Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Caserta Web, chi vi parla è Salvatore Giusto, l'antropologo dell'Università di Toronto. Siamo questa sera con due grandissimi personaggi che rappresentano l'Agenzia di Napoli e che rappresentano anche il mondo della canzone e della musica napoletana. Abbiamo con noi Agostino Ferrante. Ciao Salvatore, tutto a posto? Tutto benissimo. E abbiamo con noi anche il grandissimo Alfio B. Ciao a te Salvatore, ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, adesso questa sera abbiamo una retta, in questa retta io vi farò qualche domanda per cercare di capire di più del vostro mondo, di come approcciate la musica, di, insomma, di tipo di personaggi che siete, e vedremo anche di sentire qualche vostro pezzo, qualcosa di vostro. Allora, chiedo un attimo alla regia di abbassare il volume delle casse dietro, perché sennò giustamente si crea un po' di confusione, e partirei con la prima domanda. No, ma la regia può abbassare le casse, per piacere? Grazie. E partirei proprio da Agostino, per cercare di sapere da te da quanto tempo sei nel mondo della musica napoletana e se puoi raccontare non tanto a me ma ai nostri ascoltatori la tua storia personale e professionale nel mondo della musica di Napoli. La cosa più importante, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo su questa grande emittente radiofonica, Radio Casetta Web, saluto da parte mia. Io come cantante e come musicista sono quasi 25 anni che faccio questo lavoro e cerco di fare con la serietà e con professionalità. E come sei entrato nel mondo della musica? Da dove nasce questa grande passione? E i primi anni, l'età di 8 anni, ero un batterista. Uh-huh. E suonavo con i personaggi della canzone napoletana. Nasci come musicista, quindi non sì, come cantante? Musicista, come musicista. E poi hai imparato l'arte, prima l'hai messa da parte, e poi invece hai iniziato a fare dei successi che sono quelli che canti ancora oggi, insomma. Si cantano a bere cerimonie, matrimoni, feste di piazza, queste cose qua. Ho capito. Mentre per quanto riguarda te, Alfio, sì. Tu sei molto più giovane di Agostino, sì, sì. Chiaramente, sì. Appartieni a un'altra generazione di cantanti. Però anche tu fin da piccolo hai bazzicato questo mondo. Sì, sì, sì. Infatti. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori, insomma, da dove vieni e dove vuoi arrivare? Allora, io infatti bazzicavo nella radio che aveva mio padre quando ero piccolo e già giocavo con la radio e con le cuffie e tutto quella roba del genere. Tuo padre che salutiamo, fra che l'altro, salutiamo, il grande sì, Cleo Verdicchio. Lo salutiamo. E già da lì poi iniziai ad approcciarmi con il pianoforte. Uh-huh. E da lì poi ho iniziato lo studio di pianoforte e poi di canto. E vabbè, grazie poi alla collaborazione e l'insegnamento del maestro Enzo Di Domenico, del quale sono stato suo alunno, e quindi da lì poi è iniziato il primo lavoro discografico dal titolo Chattami, sì. Il quale il maestro Enzo Di Domenico è autore sia del testo che della musica. E da lì poi, vabbè, ci sono stati vari incontri dai quali poi sono nati vari progetti musicali, come tutti i lavori discografici che sono venuti a venire, diciamo. Vogliamo ricordare il tuo ultimo, quello che magari la gente ancora può trovare nei negozi? Sì, l'ultimo che ho fatto è Portami nel cuore. Uh-huh. E poi vabbè, si sono susseguiti gli altri singoli, come Amami, uh-huh. Come ti conquisterò, Cavani, Loco e Loco. Abbiamo... Ce ne sono tante, sì, tante, abbiamo, tante, tante. Abbiamo ultimamente stiamo proponendo dei singoli, uh-huh. Giusto per sondare un po'... tutti diciamo tutte le fasce, diciamo tutte tu le sei fasce anche un personaggio ti conosco, so bene che tu ma questo vale anche per Agostino in realtà, giusto. Siete artisti che siete alla costante ricerca della vostra cifra stilistica anche sì. Musicale, non siete gente che si è fermata, no, anzi è giusto anche sperimentare, uno cerca sempre di fare cose nuove, cerca sempre di camminare, di creare qualcosa, di creare una novità, una cosa per andare avanti, questo chiaro è professionalità. E all'interno di tutti questi cambiamenti, Agostino, se io passo un'altra domanda, così nel frattempo ricordo che i nostri ascoltatori, se volessero anche chiamarci in diretta per porre le loro noi domande a questi personaggi o insomma tutti noi, insomma noi siamo qui per rispondervi. Tu che cosa vuoi comunicare con la tua musica? Quali sono i temi di cui si occupano le tue canzoni e che cosa vuoi comunicare alla gente che ti ascolta? No, la cosa più importante, io ho una cosa, un progetto che speriamo che va bene verso aprile, di fare qualche concerto a Bolivar, a Napoli. Quindi lo possiamo dire in anteprima questo? Speriamo bene che riesco a trovare la data, è giusta. Certo. Facciamo un concerto al Bolivar e siamo io, Alfio B. E quella è una grandissima cosa. Chi vuole venire a fare l'ospite, noi siamo...
certo. Alla porta aperta ce l'abbiamo, non è un problema. E io suggerisco a tutti di continuare a seguire Radio Caserta Web e anche le nostre trasmissioni su TLA, oppure anche la pagina Facebook dell'Agenziere di Napoli, perché vedete poi tutte queste novità che riguardano la, la vita artistica di questi personaggi. Però ecco, dal punto di vista della comunicazione, quali sono i messaggi che le tue canzoni vogliono comunicare alla gente? Di cosa parlano? Magari della tua storia personale? A parte del... con i miei brani parlano, ho parlato uno 15 anni fa di un brano Evil Ace, che riguardava gli ospiti dello Stato con la presta libertà. Certo, sai, certo. Beh, ricordiamolo esiste. Perché veramente ci sono problemi gravi, anche persone che chiaramente hanno sbagliato. Le veramente esistono. Avranno sbagliato, però magari non meritano le condizioni nelle quali purtroppo oggi, tristemente, i carceri italiani sono... Poi ho cambiato un po', dopo tanti anni ho fatto qualche brano che parlava d'amore, qualche brano che parlava oggi che c'hanno, c'ha la moglie, c'hanno doppia personalità. Le mogli con la doppia personalità, quindi un po' pazzerelle, diciamo. Troppo oggi non si capisce più niente, sai, stiamo dentro un mondo pazzesco. Sì. Allora, sai che più o meno i brani che noi facciamo riguardano sempre le stesse storie. Però io quest'anno sto cambiando un poco, perché mi hanno scritto una novità con il Vogliamo dire qualcosa? Enzo Cinema, che uscirà per... Che salutiamo. Fine febbraio, mando un saluto, verso marzo uscirà questo brano. Un'anteprima, qualcosa di una chicca per chi ci ascolta, vuoi dire qualcosa? No, no, teniamo un segreto, professionale, segreto, giustamente, okay. Giustamente. Veramente un segreto, perché poi Alfredo Tedesco mi ha scritto un brano, dammi un'occasione, però ancora devo girare il video, che se giustamente stiamo vedendo. Ci dicono dalla regia che c'è, fra l'altro, dopo la faremo sentire, okay, questa, per cui... Facciamo sempre il nostro meglio per farci sentire dal pubblico che ci ascolta da casa. Senti, e tu invece, Alfio, a livello di comunicazione, se io ti dico, perché canti? Cosa vuoi comunicare alla gente che ti ascolta? Qual è il messaggio che ti spinge a salire su quel palco e usare la tua voce? Sì, ma la priorità... Intanto saluto, è una fantastica grappetta qua che è meravigliosa. No, la priorità è di comunicare la propria personalità tramite il canto. E poi, vabbè, il messaggio poi dipende dalla canzone, dipende dalla tematica. Tratta la canzone, infatti, come ti dicevo poco fa, come diceva prima Agostino, sono sempre storie di ogni giorno, che sia la vita di carcere, la vita di famiglia, comunque sono storie della anche gente. Se io tratto magari temi meno delicati, magari come nel caso di Cavani ho trattato un tema sportivo, come poi nel caso di Chattami, per esempio, abbiamo trattato un tema del social network. Quindi, si sente anche la differenza d'età fra te e Agostino, magari lui ha un pubblico anche più adulto del tuo, no? Sì, ma infatti. Senti, io adesso farei a tutte e due, poi partendo da te, Alfio, una domanda che ha a che vedere proprio col vostro pubblico, perché stiamo parlando di questa cosa, e anche perché coinvolge poi direttamente chi ci sta ascoltando da casa, e poi darei spazio ad Agostino, nel senso che farei sentire una sua canzone anche al nostro pubblico, che è qui per questo, poi si stanca a nostre chiacchiere, vuole sentire cantare, no? Allora, senti, chi è il tuo pubblico? Quali sono le persone che compongono il tuo pubblico? E volevo chiederti anche se tu hai mai pensato a come poter espandere il tuo pubblico, e casomai a chi? A Napoli o anche fuori da Napoli? Certo, vabbè, sicuramente per i brani che canto, diciamo, è indirizzato verso dei ragazzi, ragazzine, ragazze. Quindi diciamo che il rango sarebbe quello. I giovani. Sì, i giovani. Poi ovviamente... credo che poi ci sia un periodo giusto per tutto, anche per espandere poi ipoteticamente il tuo pubblico, però c'è quell'intenzione, poi magari sicuramente ci sarà di seguito. Hai mai pensato a dove poterlo espandere questo pubblico? Cioè, puoi espanderlo in base anche allo stile musicale che proponi, credo. Perché se proponi un tipo di musica selettivo, è ovvio che è selettivo anche diciamo il pubblico che ascolta. Certo. Quindi, in base a questo, dicevo. Ho capito, quindi comunque è il pubblico che può identificarsi nel personaggio che tu proponi. Nel personaggio, nello stile della musica che proponi. Sì. Mentre per quanto riguarda te, Agostino, chi è il tuo pubblico e chi sono le persone che ti seguono e come vorresti raggiungere anche altre persone vuoi raggiungere? Il pubblico che mi segue è il pubblico anziano, la prima volta, con il classico. Voce. Con il classico. Sì. Perché sono anche un cantante anche di classe, non solo di cosiddetta neomelodica. Okay. Poi qualche pubblico a livello che mi segue, ragazze da partire da 30 anni, 35 anni. Dai. Sì.
perché oggi sai che oggi non si capisce più niente, la gente sono stanchi di sentire tante cose, uh-huh. Allora i problemi, dici le cose di ogni giorno, allora anche se racconti e vai a cantare un brano classico, canti un pezzo moderno, sa un pubblico che se accettano un brano classico l'accetta perché è la tradizione della cultura di tanti anni fa, giustamente. Certo. Quindi il periodo dove tutto sommato si stava meglio. Che giustamente si stava meglio, il classico non muore mai, la prima cosa. Senti, visto che ti chiedevo proprio di parlarci del tuo pubblico, c'è qualcuno all'interno del tuo pubblico a cui tu vorresti dedicare la prossima canzone, che ora chiediamo alla regia di mandare in onda non appena avrai risposto a questa domanda? E ci facciamo ascoltare il brano Tu sì da me, un brano che mi ha dato soddisfazione, scritto dal maestro Ennio Frungillo, arrangiamenti Ennio Frungillo. A chi la dedichiamo? A tutto il pubblico che ci sta seguendo questa grande radio caserta web. Una grande dedica ad Agostino Ferrante, Tu sì da mia, la possiamo mandare. Si ci pensa ancora, ma che scema caso state, agita una storia sulla penna che ha lottato insieme a lei, e non riesce più a dormire, si pensa a te, insieme con altri. Senza quest'amore, mi sentivo abbandonato, ma come sono l'uomo, si tornata a t'aspettare senza t'avere, e tutte cose attorno a me, parlano di te. Te voglio bene, dammi un'occasione, insieme a te voglio tornare, con mano aglione scendo con la tua braccia, e poi ci perdiamo dentro le mani, come tu innamorate. Giuro pure tu che insieme a me vuoi sempre stare, stiamo a casa nostra come tanto tempo fa, a chi ormai me l'ha già scordato e già facendo pace. Non mi capite, sulle te sono innamorate, e sicuro tu ad non l'hai mai pensata fuori me, fammi sta buona e dimmi che ben a me e non mi mai scordate. Dammi un'occasione, insieme a te voglio tornare, con mano aglione scendo con la tua braccia, e poi ci perdiamo dentro le vasi come tu innamorate. Sempre a sta, stamma a casa nostra come tanto tempo fa, a che ormai me l'ha già scordato e già facemmo pace. Stamma a casa nostra come tanto tempo fa, a che ormai me l'ha già scordato e già facemmo pace. Senza te stavo impazzendo, amore mio, come sono stato lungo, come sono stato lungo questa giornata a t'aspettare, e mo sta qua vicino a me, non è sogno, è una realtà fatta abbracciare. Eccoci tornati su Radio